L'arca del patto è un oggetto coperto d'oro, conosciuto da ebrei, cristiani e musulmani. È stata anche fatta conoscere a tanta gente attraverso vari film. Ma cos'è l'arca del patto? Il più vecchio documento che ne parla è la Torah, della Tanakh ebraica e nell'Antico Testamento della Bibbia, che parla del Dio Supremo che dice di essere il creatore del mondo, che scrisse 10 leggi in 2 tavole di pietra. Poi queste tavole di pietra furono poste in un'arca placcata d'oro. Poi l'arca era chiusa con un coperchio, il propiziatorio, avente 2 cherubini nei suoi 2 lati. L'arca serviva per fare 2 cose. Il creatore dell'universo si manifestava sopra il propiziatorio, perché la legge e l'arca fungevano da trono del creatore, ed era posta nel santuario assieme ad altri utensili sacri. Nessuno poteva entrare nella stanza in cui c'era l'arca, tranne il sommo sacerdote che, una volta all'anno, spruzzava il sangue sopra e davanti al propiziatorio. Ciò significava che i peccati contro la legge nell'arca erano perdonati attraverso il sangue dei sacrifici. Poi l'arca fu spostata nel primo tempio in Gerusalemme. Si pensa che prima che i babilonesi assediarono la città e distrussero il tempio, l'arca fu nascosta o sparì. Da allora, molti studiosi, teologi, storici e archeologi si chiedono cosa gli sia accaduto o se fosse realmente esistita. Era vera o una leggenda? Nessuno poteva toccare l'arca. Più volte, chi violava questa legge moriva. L'arca seguì anche gli israeliti in guerra. E quando fu presa dai nemici, questi furono colpiti da piaghe finché non la restituirono. Si pensava che l'arca avesse poteri magici. Nei secoli molte persone hanno cercato l'arca del patto, hanno cercato di capire il suo significato. Molti ne hanno fatto delle copie. Qualcuno dice di averla trovata, ma per ora nessuno di loro ha dato delle prove da esaminare. Tranne una persona che si distingue da tutti gli altri in un modo davvero speciale. Per tantissimi anni la sparizione dell'arca è stata un mistero. Tutte le fonti che parlano del suo nascondiglio furono scritte molto tempo dopo la sua scomparsa e si basano su leggende o supposizioni. L'ultima volta che la Bibbia ne parla è quando il re Giosia ordina che venga riportata nel Tempio. Ma sappiamo anche che Babilonia conquistò Gerusalemme al tempo dei figli di Giosia, circa 35 anni dopo. Notate che non si parla dell'arca, anche se furono presi o si parla di altri utensili. Il libro dei Maccabei, scritto molti secoli dopo la scomparsa dell'arca, dice che l'arca sia stata nascosta nella montagna dove Mosè vide la terra promessa prima di morire. Il libro di Baruch e altri dicono che Dio ha permesso che la terra inghiottisse l'arca e che questa risalirà alla fine del tempo. Nel Medioevo si scrisse che l'arca fu portata in Etiopia e nel XX secolo si disse che fosse in Egitto o persino in Irlanda. Ma lo scopo e il posto dell'arca si possono collegare. Principalmente, l'arca del patto era il trono del governo divino nel tempio terreno. Fuori dal santuario, l'arca aveva tante funzioni e non si limitava ai rituali sacrificali.
Sia dentro che fuori il sistema del santuario, l'arca doveva difendere il diritto di Dio come giudice e unico Dio e re su tutto il mondo. Dio rivendica questo diritto nella legge posta dentro l'arca, che dice che Lui è il creatore e quindi il mondo gli appartiene. Il Dio della Bibbia dice «l'arca dell'Eterno, il Signore di tutta la terra». «Poiché tutta la terra è mia». «Perché l'Eterno, l'Altissimo, è tremendo, grande re su tutta la terra». Ecco perché nella battaglia contro la città di Gerico l'arca era di fronte. Anche se non riconosciuto come Dio o autorità suprema nel mondo, lui poteva giudicare e condannare. Anche se Nabucodonosor, re di Babilonia, non adorava il Dio di Israele, Dio giudicava sia lui che gli altri grandi re di quei tempi. Gli Assiri, i Madianiti, i Cananei, gli Egiziani, gli Etiopi, i Filistei e le tante altre nazioni che ignoravano Dio erano sempre giudicate con lo standard di Dio. Quando Belshazzar si beffava di Dio e del suo tempio, Dio lo condannò attraverso la mano che scrisse il giudizio sul muro, davanti a tutti i presenti. Dio mostra che, indipendentemente dalla religione o dall'etnia, sarai giudicato in base alle leggi del Creatore, non in base alle tue leggi o a quelle della tua cultura. Nel deserto, l'arca del patto stava davanti al popolo di Dio, per guidarli nella terra promessa. L'arca era presente anche quando si doveva chiarire chi Dio aveva scelto come guida. L'arca era davanti a loro nel Giordano, affinché il fiume si aprisse miracolosamente, permettendo loro di andare all'altra sponda. L'arca era presente alla conferma del patto tra Dio e Israele al monte Ebal. E quando Israele si ribellò a Dio, fu conquistato dal nemico e l'arca gli fu presa. Dio usò l'arca per condannare i Filistei e umiliare i loro dei affinché la rinviassero ad Israele. In questa situazione, Dio usò l'arca per evidenziare la sua regalità. Anche quando Dio non proteggeva il suo popolo ribelle, proteggeva l'arca perché simboleggiava la sua autorità. Quindi si capisce che nessuno la deve proteggere perché la protegge Dio stesso. Questo fatto esclude la possibilità che sia stata distrutta. L'arca era il trono di Dio nel mondo e la Bibbia dice «Il tuo trono, o Dio, dura in eterno». Quando Geremia vide la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, disse qualcosa di diverso sul trono di Dio. «Ma tu, o Eterno, rimani per sempre, e il tuo trono di generazione in generazione». Quindi, cosa le è successo? Dio disse a Geremia che la città e il tempio sarebbero state distrutte. Lui e molti altri si erano preparati. Quindi la cosa più ovvia da fare era di nascondere l'oggetto più sacro, l'Arca del Patto. La parola profetica sul tempo finale ci potrebbe suggerire il modo in cui l'arca ritornerà. Negli ultimi giorni avverrà: «Venite, saliamo al monte dell'Eterno, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno». Nel XIX secolo nacque l'archeologia, quando alcuni studiosi osservavano i vecchi resti nel Medio Oriente. Dalle tombe e ai templi egiziani, ai documenti storici e le città bibliche in Mesopotamia e Palestina, si capì che la Bibbia era storicamente corretta, perché le antiche città e nazioni lì citate erano confermate dagli scritti antichi di altre nazioni. Persino la città di Babilonia era una leggenda.
finché non trovarono i suoi resti. Ma quando l'arca sparì, Gerusalemme era abitata. La gente aveva costruito molti palazzi sopra quelli antichi. Così nella vecchia città c'erano strati di storia in successione. Nel 1854 James Barclay, missionario, passeggia lungo il muro di Gerusalemme. Quando trova l'entrata di una grande caverna sotto la vecchia città, piena di tunnel e aperture. Era chiusa da secoli ed era lunga quanto 5 quartieri cittadini. Nel 1867 il generale Charles Warren fece i primi grandi scavi nella vecchia città e dove un tempo c'era il tempio. Lui scoprì canali e tunnel sotto il livello terreno. Nel 1873 Charles Clermont Ganneau, un archeologo e studioso dell'Oriente, scoprì un cherubino inciso nel muro della caverna. Anticamente i cherubini erano usati per controllare l'ingresso di un paese o posto sacro. Questo cherubino ha caratteristiche simili a ciò che era popolare al tempo in cui l'arca era sparita. Nel 1882 il generale Gordon, un ufficiale molto rispettato, viaggiò nel Medio Oriente e mentre cercava attorno a Gerusalemme si convinse che il posto tradizionale chiamato Golgota non poteva essere il posto giusto. La parte nord del Monte del Tempio era isolata e sembrava adattarsi meglio alla descrizione biblica e all'antica forma della città. Gordon iniziò gli scavi, ma li abbandonò a causa di un conflitto in Sudan, dove morì senza finire la sua opera. Comunque, lui scrisse una lettera ad un amico, dicendo una cosa scioccante. Era accaduto qualcosa che non sapeva spiegare. La collina a nord che Gordon aveva identificato come il Teschio era anche il posto della cava in cui Geremia scrisse il libro delle Lamentazioni, proprio il libro in cui Geremia disse che il trono di Dio rimane. Gordon disse: l'arca del patto è lì. Lui disse che lì si possono trovare altri utensili del tempio. Una strana dichiarazione, perché non concluse mai i suoi scavi. Come lo sapeva? Gli scavi non si fecero e la lettera del generale Gordon fu ignorata. Circa un secolo dopo, un uomo chiamato Ronald Wyatt pregò Dio affinché lo usasse per mostrare al mondo che la Bibbia era vera. Ron stava già cercando nella storia del diluvio, investigando i possibili resti dell'arca di Noè. Lui studiava anche l'esodo di Israele dall'Egitto e il posto in cui avrebbero attraversato il mare. Trovando varie ruote di carro egiziane, durante una delle sue immersioni, mentre ritornava a casa da Gerusalemme, lui camminava lungo la facciata della collina con un conoscente quando improvvisamente la sua mano si mosse da sola, indicando un posto in cui c'erano alcuni detriti davanti alla parete. Senza capire il motivo, lui disse: «È la grotta di Geremia, e lì c'è l'arca del patto». Ron era confuso da ciò che era accaduto, perché non gli era mai successo prima, e perché non aveva mai pensato di cercarla. Così lui tornò a casa per studiare e capire se c'era la possibilità che l'arca fosse lì. Lui studiò il muro dell'assedio babilonese al tempo in cui l'arca fu vista per l'ultima volta. Cercò di capire quando sarebbe stato rimosso e anche le limitazioni del tempo e del posto per nasconderla. Così vide che era molto probabile che l'arca fosse stata nascosta in qualcuno di questi tunnel sotterranei. Lui si convinse che Dio lo aveva ispirato per trovarla. Ron e i suoi due figli iniziarono a scavare nel posto indicato dalla sua mano.
Però scoprirono subito che una struttura rocciosa rendeva difficili gli scavi. Quindi, come iniziarono a scavare un po' verso destra, subito trovarono tre nicchie nella facciata della roccia. Ron pensò che potessero essere nicchie per delle iscrizioni del periodo romano. Dopotutto, ai tempi di Gesù, Golgota era vicina alla strada principale e questo sarebbe potuto essere il sito della crocifissione di Gesù. La famosa citazione di Quintiliano dice: «Quando crocifiggiamo i criminali, si scelgono delle strade molto affollate, affinché molti li vedano e possano spaventarsi, perché tutte le punizioni non sono fatte per vendetta, ma per esempio». L'altro Golgota in cui fu costruita la chiesa bizantina non dava ad una strada affollata, ma a questo posto sì. Queste nicchie sarebbero state usate per mettere le iscrizioni che mostravano alla gente i crimini compiuti dai criminali? Lui pensò che questo lato del monte sarebbe potuto essere il posto in cui veniva crocifissa la gente. Così lui continuò a scavare, ma senza successo. E quindi ritornarono al posto precedente, sperando di poter scavare attorno a quella grande roccia. Questa volta videro che potevano scavare tra la parete e la roccia, e che, scavando ancora, la roccia formava un tetto. Scavando, lui presto scoprì ciò che sembrava un buco per la fune, intagliato nella roccia. Ron stava per scoprire quale fosse il suo utilizzo. A 11 metri sottoterra, entrarono dentro ciò che sembrava una cisterna. Era rotonda e aveva delle scale che scendevano. Ron pensò se fosse un magazzino per il grano, successivamente usato come cisterna. Rompendo il gesso, trovò una grande quantità di ceramica, terra e detriti usati come riempitivo per formare la cisterna. Quando lui mostrò queste ceramiche, le autorità archeologiche le esaminarono, dicendo che alcune datavano al periodo dei Gebusei, ma gli oggetti più recenti risalivano al periodo romano. Ron proseguì lungo sotto la facciata della roccia, dove aveva trovato le nicchie, e dalle ceramiche e dalle monete trovate capirono di essere nel livello romano. Continuando a scavare, trovarono molte ossa delle dita, confermando così i suoi sospetti che una volta quel posto era dedicato per le esecuzioni. Oltre alla crocifissione, nel periodo giudaico-romano si eseguiva la lapidazione. Fuori dalla cisterna, Ron scoprì un'altra struttura circolare nel lato opposto. Solo la base di questa struttura sembrava intatta. Studiando la struttura, lui trovò una parte ben conservata con un muro ed una pietra lavorata, posta orizzontalmente e sporgente dal muro. Un po' più avanti, lui notò una pietra quadrata che non sembrava naturale. Sollevandola con attenzione, trovò un buco quadrato scavato nel pavimento della roccia. Era un buco per la croce? Esaminando questo buco e liberandolo dai detriti, Ron scoprì una grande crepa che partiva proprio da lì. Sembrava che il buco fosse scavato nel pavimento della roccia. Davanti a un livello inferiore, lui trovò altri buchi per la croce. Ron non riusciva a smettere di pensare che quel buco con la crepa potesse essere il buco per la croce di Cristo. Lui si ricordò della scrittura che parla di un terremoto che scuote la terra quando Cristo muore. Può questa crepa indicare il buco per la croce? Il buco per la croce è profondo mezzo metro. Ma la crepa sembra essere più profonda.
È probabile che si conoscesse il sito della crocifissione di Cristo e molti suoi seguaci avrebbero voluto convertirlo in un luogo del ricordo. Il sito usato dalla Chiesa Cattolica e Ortodossa fu costruito da Costantino il Grande verso il 325 o 326 d.C., sopra i resti di un vecchio tempio pagano. Ciò accadde molti anni dopo la crocifissione di Cristo, ma questi resti scoperti da Ron erano romani e potevano essere datati appena dopo la crocifissione. Dopo il 70 d.C. i giudei furono uccisi o spostati e la città divenne un campo romano. Quindi il sito non sarebbe stato più usato per la crocifissione. Nella struttura Ron trovò monete datate dal 135 d.C. e indietro, ma non in avanti. Nel 130 d.C. i cristiani erano favoriti al posto dei giudei, quindi è probabile che questa struttura sia stata costruita da cristiani in questo tempo o prima. Ciò significa che, probabilmente, questo è il primo sito riconosciuto come il vero Golgota. Il Golgota su cui fu costruita la chiesa bizantina, circa 200 anni dopo, fu costruita quando il ricordo di questi posti era quasi perduto. Più ci avviciniamo al tempo della crocifissione e più avrebbero saputo i dettagli della storia. Il fatto che le monete trovate da Ron nell'antica costruzione risalivano al 135 d.C. indica che chi costruì e usò questa antica struttura apparentemente l'abbandonò e lasciò la regione. Il fatto che le fondamenta sono ancora intatte indica che non è stato distrutto dagli invasori, ma probabilmente cadde in disuso e decadenza. E nel tempo fu ricoperto dai detriti. Comunque, le prove dimostrano che la struttura potrebbe essere stata costruita molto prima della Basilica del Santo Sepolcro. Ron e i suoi due figli lavorarono qui per quasi 2 anni e nel livello romano continuarono a cercare caverne o ingressi di tunnel, ma senza successo. Poi Ron si sentì di rompere una crepa nella parete rocciosa. Essi pregarono e sentirono ancora l'impressione. Usando martello e scalpello, dopo poco tempo poterono vedere uno spazio aperto dietro e allargarono il buco per poterci passare. La caverna interna era alta e larga 15 metri. Ron era molto contento perché pensava che l'arca fosse proprio lì dentro. Ma non c'era nulla. Dentro la collina c'erano molte condotte e aperture. Ron continuò a cercare qualsiasi cava e apertura dentro questo posto impressionante. Per 2 anni Ron andava e tornava dall'America a Gerusalemme per guadagnare i soldi per poter continuare la ricerca. Nel dicembre 1981 loro continuarono a lavorare in quelle cave in cerca di qualsiasi crepa o cava che potevano trovare. Però tutti e tre si ammalarono. I suoi 2 figli tornarono in America e per continuare Ron dipendeva dall'aiuto degli altri. Lui non voleva mollare perché Dio gli aveva promesso che lui avrebbe trovato l'arca proprio in questo viaggio. Ora però lui era senza soldi, era malato e il lavoro era molto duro e stancante.
Ron aveva un aiutante del posto che era piccolo e, a differenza sua, poteva accedere nei piccoli ambienti. Ed entrò dentro una piccola apertura. Guardandosi attorno, Ron trovò uno stretto passaggio e da lì lui doveva espirare per poterci passare attraverso. Poi Ron notò una stalattite lunga 40 cm davanti al muro roccioso. Dietro c'era un buco e Ron provò a guardarci dentro, ma senza successo. Quindi lo allargò un po', potendovi vedere una cava che non sembrava molto promettente perché sembrava essere piena di rocce. Ron però era deciso a guardare dappertutto, quindi allargò il buco per farvi passare l'aiutante, ma costui uscì subito con la faccia terrorizzata, urlando: «Cosa c'è là dentro? Io non ci torno più!» Poi uscì dal sistema di cave il più in fretta possibile. Ron capì che poteva esserci qualcosa, così ingrandì il buco abbastanza per poterci passare lui. Era il 6 gennaio 1982. C'erano circa 45 centimetri di spazio tra le pietre e il soffitto. Ron illuminò le rocce con la pila per vedere se sotto c'era qualcosa. C'erano dei legni marci e qualche pelle marcia che si polverizzò quando venne toccata. Poi Ron vide qualcosa che rifletteva, qualcosa brillante e dorata. All'inizio pensò fosse l'arca del patto, ma quando mosse la pelle vide un tavolo placcato d'oro, con delle decorazioni lungo tutto il bordo superiore, aventi delle campane alternate a melograni. Ron era sicuro che apparteneva al primo tempio o all'arredo del tabernacolo sparito e poteva essere il tavolo originale dei pani. Poi investigò più accuratamente la stanza, guardandosi attorno. Così notò una crepa nel soffitto. Salendo, avvicinandosi alle rocce nel retro della camera, lui vide una cassa di pietra proprio sotto la crepa, con un coperchio in pietra piatta spaccata in due, con una parte spostata che creava un'apertura nella cassa di pietra. Lui però non aveva abbastanza spazio per poterci guardare dentro. Ron vide che nella crepa superiore c'era una sostanza nera, ma anche il bordo del coperchio aveva quella sostanza nera che entrava nella scatola. La crepa nel soffitto era sopra l'apertura della crepa nel coperchio in pietra e un po' di questa sostanza nera era caduta dentro la scatola. Ron ricorda che, in quel momento, aveva capito cosa era successo lì e questa cosa lo fece svenire. Quando Ron comprese che la crepa nel soffitto era la fine della crepa, che si estendeva dal buco della croce sul piano elevato a molti metri sopra di lui, che la sostanza nera era sangue caduto attraverso la crepa ed entrato nella scatola di pietra, sapeva che l'arca era là dentro. Ma la cosa più sorprendente era che il sangue di Cristo era caduto sul propiziatorio dell'arca del patto. Ron svenne per un po' di tempo.
ma più tardi ritornò nella cava, riuscendo a confermare che quella era davvero l'arca del patto. Ron informò il governo israeliano della scoperta, ma gli fu detto di non dire nulla. Ma lui non poteva stare zitto a lungo. Ron ha visitato la camera diverse volte e ha detto che, oltre all'arca del patto, c'erano anche vari utensili nella scatola di pietra. Il portacandele originale del santuario con le 7 braccia e lampade, l'altare dell'incenso d'oro, la tavola del pane di presentazione, un incensiere d'oro, un efod, un mitra con un melograno d'avorio sulla punta, una bilancia di bronzo per il siclo, olio per lampada, un anello di ottone e una spada molto grande. Dietro l'arca c'era una piccola scatola aperta, contenente il libro della legge, forse quello scritto dallo stesso Mosè. Da quello che capì, il libro della Genesi non era lì. Ron si stupì che questi rotoli scritti sulle pelli fossero ancora in perfette condizioni. Poi si rese conto che l'arca doveva essere stata portata in qualche modo in quella scatola, ma non poteva essere la difficile via che aveva fatto lui. Togliendo alcune pietre, trovò un ingresso più grande verso sud, verso la grotta di Sedechia, dall'altra parte della strada dove era stato trovato il cherubino. Questo tunnel era stato bloccato con molte grandi rocce e Ron non aveva la possibilità di toglierle. Ron fece analizzare in un laboratorio in Israele il sangue trovato nella crepa nel propiziatorio. Il risultato lo scosse in modo fortissimo. Innanzitutto, in questa analisi, portai il sangue in un laboratorio in Israele. Io chiesi ad una delle persone con cui lavoravo nelle antichità dove potevo trovare un buon laboratorio affidabile. Lui mi consigliò e io lo portai lì. Io dissi loro: vi prego di esaminare questo sangue e ditemi cosa potete dirmi. Loro mi dissero che lo avrebbero ricostituito. Lo metteremo in una soluzione fisiologica tenendola a temperatura corporea per 72 ore, girandolo dolcemente. Questa è una cosa loro e io volevo essere là presente. Per loro andava bene, così io ritornai, loro controllarono il sangue, dissero che era sangue umano. Fecero tutti i test. Allora dissi loro di prendere un po' dei globuli bianchi e di metterli nel terreno di coltura, tenendoli a temperatura ambiente per 48 ore. Loro mi dissero che non avrebbe fatto nulla perché il sangue era morto. Io gli chiesi se, per favore, lo potevano fare. Loro lo fecero. Io gli dissi che volevo essere lì quando lo estraevano per esaminarlo. Poi io ritornai, lo tirarono fuori e lo esaminarono al microscopio. E un tecnico chiamò l'altro, poi chiamarono il direttore e per un po' di tempo parlarono in ebraico. Poi mi guardarono e dissero: signor White, questo sangue umano ha 24 cromosomi. Tutti gli altri ne hanno 46, 23 dalla madre e 23 dal padre, 22 autosomi dalla madre e 22 autosomi dal padre. Puoi avere una X dalla madre e una X o Y dal padre. Questo sangue aveva 23 cromosomi dalla madre e un solo cromosoma Y. Vedete, un bambino non si può sviluppare senza gli autosomi dalla madre. Quindi tutte le sue caratteristiche fisiche erano determinate dalla parte della famiglia materna, i suoi autosomi. La mascolinità era determinata dalla Y proveniente da questa fonte, non un maschio umano. Poi loro dissero: questo sangue è vivo. Allora mi chiesero di chi fosse questo sangue. È il sangue del vostro Messia.
quando il sangue cadde sul propiziatorio, fu dimostrato che Cristo fu punito per il peccato contro questa legge. I nostri peccati contro la legge di Dio, non quella umana o di altre religioni. Queste sono le leggi che abbiamo infranto e per le quali dobbiamo pentirci. Inoltre, Dio mandò davvero suo figlio a morire al posto nostro. Ron voleva subito mostrare tutto al mondo, ma Dio lo fermò. Alla sua quarta visita, la camera e il tunnel erano stati ripuliti e l'arredo era sistemato nel suo ordine. Ron sentì subito la presenza di angeli nella stanza e vide quattro angeli, due in piedi sui due lati dell'arca. Loro dissero che dovevano proteggere l'arca. Poi dissero a Ron di sistemare la sua telecamera e di filmare. Essi alzarono il propiziatorio e lo aiutarono a prendere i 10 comandamenti, scritti sulle due tavole di pietra. Ron le prese e le mostrò alla telecamera. Poi gli angeli dissero a Ron quando Dio voleva mostrarlo al mondo, al tempo stabilito da Dio, quando la legge domenicale nazionale è imposta, appena dopo saranno mostrate al mondo. Ron capì subito ciò che l'angelo intendeva, come se prima avesse studiato l'argomento. L'angelo parlava dell'imposizione del marchio della bestia, citato in Apocalisse capitolo 13 e 14, come l'ultimo inganno e prova che arriva sul mondo prima del secondo ritorno di Cristo. La legge e il sangue di Cristo sono una testimonianza che contrasta una versione umana dei comandamenti di Dio che sarà imposta alle persone di tutto il mondo. Inoltre confronterà le condizioni errate della salvezza che molte guide religiose hanno predicato alla gente. Ron morì nel 1999 senza vedere un adempimento, ma lui sapeva di avere la registrazione dell'accaduto. E usò i suoi ultimi anni e mesi parlando alla gente dell'amore di Cristo e del suo sacrificio per noi. Poi avvertì la gente dell'imminente legge del marchio della bestia. Ascoltate il suo importante messaggio di avvertimento. Il popolo di Dio deve osservare queste leggi e sotto il suo trono, in cielo e in terra. Perché a Mosè fu detto di fare l'abitazione terrena di Dio in base al modello che gli era stato mostrato al monte Sinai. Comunque, questo propiziatorio è ancora il trono terreno di Dio e la gloria di Dio è stata lì presente per centinaia di anni, fino a quando gli ebrei diventarono così ribelli e pagani che Dio decise di non abitare più tra di loro. Lo possiamo vedere un po'. Comunque, questa è la funzione del propiziatorio. Nella Bibbia c'è una dichiarazione in 2 Tessalonicesi, penso nel secondo capitolo, che parla dell'uomo del peccato, che si siederà nel Tempio di Dio proclamando di essere Dio. Ora, parlandone in fretta, ciò significa che se qualcuno siede nel Tempio di Dio, allora ne devono costruire uno, ma per ora non ce n'è. In questo momento, nel mondo, c'è una persona e lui e i suoi antenati, nella sua posizione, cambiarono la legge di Dio. Tolsero il secondo comandamento che dice «Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono laggiù nei cieli o qua giù sulla terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai». Questo interferiva con ciò che volevano fare e quindi lo eliminarono.
divisero il decimo comandamento in due, affinché il numero dei comandamenti fosse sempre 10. Io trovai le tavole di pietra nell'arca del patto. Le ho spostate io, con l'aiuto di 4 angeli, che sollevarono il propiziatorio dal peso di circa 400 chili d'oro puro. Uno di questi angeli mi disse di togliere le tavole di pietra perché Dio vuole che tutti le vedano. Così le ho tirate fuori, le ho messe in verticale, le ho appoggiate. Non posso descrivere il mio stato fisico o mentale. Se non avessi delle prove tangibili per dimostrare che ciò è accaduto, penserei di aver sognato. Comunque, ora, le prove possono essere viste. Attualmente si trovano su un bordo in pietra, proprio nella stessa stanza. L'angelo le mise lì, dopo che io gliele diedi. Io non sapevo cosa fare. E mi dissero che le faranno vedere assieme alla prova del sangue. Quando passerà o sarà imposta la legge del marchio della bestia. E tutti si chiedono cosa sia il marchio della bestia. Ci sono tante storie, eccetera. Sarò semplice e veloce. Se osservi 10 comandamenti scritti da Dio su quelle tavole di pietra, di cui si parla in Salmi 89, verso 34, chi ha la Bibbia lo conosce? Salmi 89, 34. Non violerò il mio patto e non muterò le parole che sono uscite dalla mia bocca. Dio disse i 10 comandamenti dalla cima del monte, li ha scritti su pietre e ha detto che nulla cambierà. Giusto? Se osservi quella legge, riceverai il sigillo di Dio. Presto ci saranno delle leggi umane. Con le migliori intenzioni, circonderanno tutti, bloccandoli con bellissimi discorsi e minacce di morte, con ogni tipo di storie, eccetera, istigati dal diavolo per far pensare che questa sia la cosa migliore mai accaduta alla razza umana e che la potete seguire volontariamente. Queste leggi umane richiederanno di infrangere i 10 comandamenti. Cristo disse dei farisei: «E invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini». Se osservate queste leggi umane e infrangete i 10 comandamenti di Dio, riceverete il marchio della bestia. In questo momento nessuno ha il marchio della bestia. Lo avrai solo dopo che queste leggi sono imposte. È difficile quando un mucchio di leggi umane sono promulgate e impongono di infrangere i 10 comandamenti di Dio. Se non osservate quelle leggi, non potrete comprare né vendere. Questo è il marchio della bestia. Amici, vi dico, osservate la legge di Dio e riceverete il sigillo di Dio. Osserva le leggi umane che costringono ad infrangere la legge di Dio e abbiamo il marchio della bestia. Può sembrare un po' semplice. So che alcune persone dicono che è un microchip e tutte queste storie. È il rispetto delle leggi umane anziché di quelle divine. Cristo disse ai suoi discepoli, parlando delle guide ebree dei suoi tempi, «E invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini». Dio non accetterà le offerte vegetali di Caino. Dio non accetterà alcun sostituto.
per la nostra lealtà verso di Lui, seguire solo i Suoi 10 comandamenti. E gente, se lo fate, arriva un tempo in cui non potrete né comprare né vendere. Salmi 89:34 dice: non violerò il mio patto e non muterò le parole che sono uscite dalla mia bocca. Ok? Cioè, Dio non cambierà i 10 comandamenti, il patto. Dio parlò dalla cima del monte ed è documentato in Esodo capitolo 20. Dio non lo cambierà. Quando ho visto le tavole di pietra e ho visto cosa hanno detto esattamente la stessa cosa che dice il testo ebraico originale nel libro dell'Esodo. Ok? Ciò non cambierà. La Bibbia ci avverte che Satana verrà con miracoli e prodigi bugiardi. Come distinguiamo i miracoli di Satana? Perché sono esseri soprannaturali. Tutti gli angeli ribelli sono soprannaturali. Loro possono fare delle cose che per noi sono miracolose. Come distinguere cosa è da Dio e cosa no? Se loro dicono che i comandamenti di Dio sono validi e infrangerli è peccato, allora sono di Dio. Ma se dicono qualcos'altro, non sono da Dio e non dobbiamo sentirli, a prescindere dal tipo di miracolo che fanno. Le tavole di pietra saranno mostrate dopo l'imposizione della legge domenicale nazionale. Queste sono le parole precise dell'angelo, come le ricordo.